Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite una band. Stiamo facendo il giro delle band, in questo caso parliamo di heavy metal. Precisamente siamo un po' sul trash italiano, se non capisco bene, se non mi sbaglio. Siamo con i Vita Stercoris. A questo punto la domanda più spontanea e la pongo a un componente della band, e doveva essere presente un altro componente, ma abbiamo avuto problemi tecnici con la connessione. Quando nasce questa band e come cresce, come è cresciuta questa band nel tempo poi? Allora, il gruppo è nato nel gennaio del 2022 con fondamentalmente tre amici. Ci siamo trovati a fare delle prove, inizialmente abbiamo suonato delle cover e dopo abbiamo deciso di iniziare a scrivere inediti. Siamo giunti al completo con l'arrivo del nostro bassista Lorenzo, che saluto, e abbiamo iniziato a scrivere dei pezzi e da aprile in poi abbiamo iniziato anche a fare dei live in zona e niente, verso luglio abbiamo completato, diciamo, la scrittura di un album e verso ottobre, nel mese di ottobre e poi anche nel mese di novembre, ci siamo recati in studio a registrare questo album che poi è uscito pochi giorni fa, il 10 gennaio, in formato digitale e che uscirà il 10 febbraio anche in formato fisico. E a questo punto la domanda viene spontanea. Parliamo del nuovo disco, del primo disco di debutto, quindi è più emozionante, è come disco di debutto. Come nasce questo disco? Da cosa avete tratto ispirazione? Allora, diciamo che inizialmente l'idea era quella di fare un gruppo sludge, soltanto che dopo, dato che ognuno di noi ascolta diversi tipi di musica, diversi gruppi, diversi generi, abbiamo iniziato a buttare giù dei pezzi che variavano a livello di genere musicale è tutto venuto, diciamo, spontaneo, non abbiamo mai cercato di rimanere all'interno di un genere solo, ma abbiamo cercato di sperimentare e di variare il più possibile. E dopo aver scritto sei pezzi abbiamo deciso che era ora di andare a registrare e abbiamo registrato. Abbiamo visto una copertina molto accattivante, ma soprattutto con solo due colori, con questa immagine Maya, di questa piramide Maya. Come nasce quest'idea di questa copertina? Allora, diciamo che la copertina rispecchia le tematiche dei testi. La piramide è una piramide azteca che parla di... cioè parla... che rispecchia il testo di un brano all'interno dell'album che parla di sacrifici compiuti dagli aztechi. Poi c'è questa figura che diciamo che è un dio chiamato Crepitus, che sarebbe, diciamo, il dio dello sterco, che, diciamo, dà anche il nome all'album. Abbiamo deciso ovviamente di metterlo per questo motivo qua. E dopo, in alto, si possono vedere due angeli della morte che sono delle, diciamo, creature bibliche che sono presenti comunque anche nelle tematiche dei testi dell'album. E nella realizzazione dei brani, in questo caso, tante prima le musiche, prima le parole,
oppure nato da un piccolo riff, da un beat, che poi è dato il là alla realizzazione del brano. Diciamo che sono stati tutti scenari che sono accaduti, nel senso che per un brano magari c'è stato prima il testo, per un brano magari è venuto fuori un riff e dopo abbiamo preso a comporre tutto e quindi sì, diciamo che non abbiamo uno schema prestabilito per scrivere, viene tutto fuori un po' così di getto, ecco. O magari gemmando tra di noi in sala prove. E utilizzare, voi utilizzate l'italiano, al contrario di molti tuoi colleghi, molte band utilizzano molto l'inglese. È più facile, è in questo caso più difficile utilizzare il linguaggio, l'italiano, tenendo presente il genere che fate, su quel tipo di musica che fate. Allora, per noi personalmente è stato più semplice, anche perché per il nostro cantante è più semplice scrivere i testi in italiano, perché sì, è la sua lingua madre, e dopo comunque è una roba a cui non abbiamo pensato molto, diciamo, la lingua da scegliere per i testi. Abbiamo scelto l'italiano proprio perché al nostro cantante veniva più semplice scrivere i testi così. E a questo punto abbiamo detto che avete suonato già dal vivo. Qual è la sensazione, l'emozione che si prova quando in cui davanti c'è un pubblico che inizialmente è silenzioso, ma poi incomincia ad animarsi e trasmettere quell'energia sul palco che voi recepite e riritrasmettete a questa emozione? A questo punto, che sensazione provate? Che emozione provate? Ma diciamo che siamo per la maggior parte del tempo contenti, gasati, abbiamo adrenalina, perché comunque è bello vedere magari della gente anche che non ci ha mai sentito, che magari apprezza la musica che suoniamo, o comunque anche degli amici che vengono a vederci e che ci supportano e che fanno magari casino, sì, nella folla che pogano, eccetera. Comunque, cioè, è una roba che ti rende felice. E abbiamo visto nel vostro stemma, abbiamo visto un logo molto accattivante in questo caso. Sì, il logo è, diciamo, vabbè, la scritta Vita Stercoris e dopo il volto di Crepitus, che ho già citato prima, e sotto la scritta proprio Crepitus, perché diciamo che oltre che ad essere una figura che è presente nel primo album, sta diventando una figura abbastanza ricorrente nei nostri testi e comunque, sì, diciamo che ci rispecchia e quindi abbiamo deciso di renderlo una specie di mascotte del gruppo. Quindi un pochettino Eddie degli Iron Maiden. Sì, si potrebbe paragonare a Eddie degli Iron Maiden. E ci sono artisti musicalmente che ti hanno fatto crescere, che vi, anche a voi vi hanno fatto crescere artisticamente, oppure comunque vi hanno dato quello stimolo in più per poi anche migliorare? Sì, beh, assolutamente. Allora ce ne sono tantissimi che e sarebbe impossibile citarli tutti, ma mi vengono in mente gli Acid Bath, mi vengono in mente personalmente gli Slayer, gli Hate God, i Crowbar, i Blood Incantation, o comunque anche dei gruppi tipo hardcore punk anni 80 che magari non c'entrano nulla con quello che suoniamo, ma che comunque in qualche modo hanno influenzato quello che facciamo. Quindi sì, ci sono svariati gruppi e poi anche i gruppi locali della nostra zona che comunque, oltre che a spingerci personalmente, magari a migliorare o a fare delle cose diverse da quelle che facciamo già, anche ascoltandoli musicalmente, magari possiamo imparare delle robe nuove. Quindi diciamo la musica in generale. Per chi vi ha ascoltato dal vivo,
Poi, che domande vi hanno fatto oltre al parto tecnico, che chitarra usi? Altre domande, consigli? Che cosa ti è rimasto un pochettino impresso rispetto a tante domande che ti hanno fatto? Altre domande? Ma assolutamente mi è rimasto impresso quando ci hanno fatto delle domande sulle tematiche dei testi, perché comunque mi fa piacere sapere che ci sono delle persone che si interessano anche ai testi dei pezzi. Dopo, comunque ci sono anche stati dati svariati consigli, sia musicali che comunque per quanto riguarda l'attitudine del gruppo, magari sul palco, eccetera, bene o male, sì, queste cose qua. E a questo punto salutiamo due chitarristi della band e diamo benvenuto a due nuovi due chitarristi. A questo punto chi salutiamo e chi accogliamo? Allora, salutiamo Brian e Marco. I due vecchi chitarristi usciti da poco, purtroppo, e salutiamo anche e diamo il benvenuto a Marcello, e Andrea, che sono, diciamo, due chitarristi, vabbè, che conosciamo personalmente, due amici che hanno deciso di darci una mano in questo periodo, mentre cerchiamo due chitarristi definitivi per, diciamo, ristabilire la formazione. Loro adesso sono dentro il gruppo provvisoriamente perché comunque conoscevano i brani e tutto, e quindi hanno deciso di darci una mano mentre cercavamo due chitarristi fissi. C'è un aneddoto, un qualcosa particolare che ti ricordi nella realizzazione del disco che ti ha fatto adesso, come adesso ci vedi, oppure ti viene una cosa che ti porti dietro perché è stato bello? Ma diciamo che mi ricordo più che altro della sofferenza che ho provato dopo aver suonato per 9 ore consecutive. Diciamo che sì, a fine giornata ero sofferente ed ero provato perché abbiamo registrato 6 brani tutti in una giornata, facendo 4-5 take a brano. Quindi è stata una roba abbastanza devastante a livello fisico. E io personalmente ne risento anche perché riascoltando l'album magari mi accorgo di robe che avrei potuto suonare meglio, e questo un po' mi dispiace, però per il resto comunque siamo stati contenti dell'esperienza, anche perché per me è la seconda, però ad esempio per i chitarristi la prima esperienza seria in studio, e quindi comunque è stato bello. A questo punto, intanto salutando il cantante che si era collegato, ma poi improvvisamente ha perso la voce, non si poteva parlare, non riusciva a parlare. Sì, beh, boh, allora niente. Ti ringrazio per lo spazio e saluto tutti i membri di Vita Stercoris, saluto gli amici, saluto Andrea Corso da Verona e basta, non c'è altro da dire. Ricordiamo tutti i vostri indirizzi. Ma allora sì, ci trovate su praticamente quasi tutte le piattaforme di streaming online. Dove potete ascoltare il nostro album Crepitus, uscito il 10 gennaio, e quindi Spotify, iTunes, YouTube, eccetera, Facebook e Instagram Vita Stercoris, e basta, non c'è altro. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.